Il libro che stiamo per raccontare pone alla nostra attenzione un pensiero e un uomo, e sia il pensiero che l'uomo sono profondamente interessanti, e proprio per questo noi desideriamo condividere con l'autrice, per l'appunto, il libro intitolato A Bagnano, una vita per la filosofia, opere, documenti, ricordi. Rosanna Pannelli Marvulli è nostra ospite, grazie, buonasera e bentrovata nel posto delle parole. Buonasera a lei. Eccoci. Grazie. Qua insieme con Rosanna Pannelli Marvulli per raccontare la figura di un filosofo. Però la figura di un filosofo sarebbe troppo riduttivo parlare solamente del pensiero filosofico di Nicola Bagnano. Nicola Bagnano è stato un interprete del pensiero e un interprete anche con una grande umanità, che lei ha conosciuto perché ha lavorato come segretaria di Nicola Bagnano per molti anni, quasi 40 anni. Ecco, come ha incontrato Nicola Bagnano? Allora, Nicola Bagnano e la moglie Maria conoscevano la mia famiglia, Marian Taylor, e quindi quando a Bagnano mi ha conosciuta, anche la moglie hanno pensato di propormi di lavorare con loro, e quindi è iniziata la mia avventura, diciamo, professionale e culturale, perché mi hanno aiutata a migliorare la mia formazione affidandomi lavori, incarichi di responsabilità, e quindi questo è, insomma, sono passati 20 anni a Torino e una ventina tra Torino e Milano, quando lui si era trasferito a Milano con la terza moglie, la signora Gigliola, che attualmente è ancora in vita, ma non è più in grado di comprendere bene quanto succede intorno a lei, con mio grande dispiacere. Certo. Perché avrei voluto che avesse potuto leggere questo libro. Eh sì, sarebbe stata una testimonianza importante anche per... Sì. Per una vita trascorsa, molto tempo trascorso a fianco di questo straordinario filosofo Nicola Bagnano. Io le faccio una domanda veramente molto didascalica, se vuole didattica, parola che a noi qui del posto delle parole piace parecchio. Chi era Nicola Bagnano? Allora, a Bagnano viene ricordato come uno dei massimi filosofi del Novecento, fondatore dell'esistenzialismo positivo. Era nato nel 1901 a Salerno, morto a Milano nel 90. Era una persona, persona parca di parole, era moderato nei gesti, era elegante, discreto. Era un filosofo estraneo alle mode, era lontano dai clamori della polemica filosofica, e per molti anni proprio aveva subito un'emarginazione ad opera della cultura ufficiale a causa del suo pensiero, che andava sviluppando lontano dallo spiritualismo e dall'idealismo che erano predominanti nella cultura italiana, perché lui sosteneva il concetto fondamentale secondo cui la filosofia doveva fondarsi sull'esistenza dell'uomo, sull'analisi dell'esistenza dell'uomo. E grazie alla sua indipendenza intellettuale e proprio queste sue idee particolari, la sua filosofia non è stata facilmente inquadrabile in scuole o correnti di pensiero strette entro quei rigidi confini dell'epoca. Però lui aveva una vocazione comunicativa che, attraverso le pagine dei suoi scritti, che erano sempre in forma rigorosa, molto chiara ed essenziale, che è stato un tratto apprezzato da tantissimi, e lui ha fatto della filosofia quasi una bussola per orientare il cammino nella vita, e aiutando anche i giovani studiosi, penso, ad aprire la propria mente alla capacità di dialogare anche con i filosofi del passato. Lui poi è stato uno dei primi filosofi che pionieristicamente si è dedicato a divulgare il pensiero filosofico attraverso i quotidiani, e prima di tutto la stampa, nel 64,
quando c'era direttore Giulio De Benedetti, no, sì, Giulio De Benedetti era, che lo aveva invitato a scrivere. E a Bagnano ha incominciato così la sua collaborazione alla stampa. E lui ogni tanto si ricordava che quando aveva portato il primo articolo a De Benedetti, che era molto alieno da indulgenze verso tutti i suoi collaboratori, e De Benedetti aveva commentato: ah, anche un filosofo dunque riesce a farsi capire. E per questo per Albagnano è stato un inizio di una bella collaborazione. In quel modo lui aveva cercato di far uscire la filosofia da quella chiamavano Torre Eburnea, dove in gran parte era racchiusa. E la sua collaborazione ai giornali, alla stampa, al Corriere, poi al giornale quello di Montanelli, lo avevano proprio portato a dare alla gente, tra virgolette, la possibilità di incontrare la filosofia attraverso la comunicazione giornalistica. E questo è stato. Però a proposito di questo, Stefano Zecchi nel 2010, dopo 10 anni, nel decennio, nel 90, aveva scritto che siamo negli anni 70, aveva scritto sul giornale questo stralcio da un articolo, siamo negli anni 70, un accademico che scriveva su un quotidiano o su un settimanale era considerato con il più profondo disprezzo dal corpo docente dell'università, una specie di pecora nera che si svendeva alla banalità della comunicazione giornalistica. Ma Don Bagnano era ben felice di averlo fatto, era una cosa che proprio... diceva il coronamento della sua carriera. E poi comunque Albagnano aveva anche avuto un po' di peso nella diciamo marginalmente nella politica, perché nell'85 su invito di Egidio Sterpa e Valerio Zanone, grande giornalista, mai abbastanza ricordato, Egidio Sterpa, che tra l'altro fu tra i fondatori, se non ricordo male, del giornale di Montanelli. Sì, il giornale di Montanelli. Poi Egidio Sterpa era stato il promotore dell'intitolazione di un a Milano di una via da Bagnano, largo a Bagnano, già tantissimi anni fa. E a Bagnano aveva accettato di andare a ricoprire per il Partito Liberale la carica di assessore alla cultura per il Comune di Milano. E però dopo un anno lui aveva dato le dimissioni perché proprio non riusciva a capire come la classe politica dell'epoca fosse così, insomma, inaffidabile, dicevo. E intanto in un articolo, dunque, verso la fine degli anni 70, lui, ecco, questo me lo sono preso perché mi è piaciuto, lui si è espresso così in merito alla classe politica dell'epoca: non abbiamo una classe politica, basta sentir parlare i nostri uomini politici, generalità, banalità, mai cose concrete, dissertano di libertà, di eguaglianze, di aperture, di chiusure, promettono di smuovere le montagne ma non precisano mai con quali mezzi e in quanti anni. Direi che la nostra classe politica, lui dice, Albagnano scriveva, non è una classe di realizzatori, ma di metafisici nel senso peggiore del termine. Non si salva nessuno, né a destra né a sinistra. E si capisce, occultare i problemi veri, mistificare la realtà, è la tecnica migliore per mantenersi al potere il più a lungo possibile. Ecco, io dico che forse queste considerazioni a distanza di un'infinità di anni possono sembrano scritte essere... oggi. È vero. Possono essere ancora molto valide. Ecco, sì. Rosanna Pannelli Marvulli, sulla base di quanto lei ha letto, no? Questa considerazione da parte di un filosofo, no? Ed è un filosofo che non stava chiuso nel suo studio, ma viveva il mondo, capiva lo Zeitgeist, per dirla alla maniera filosofica. Però quello che io vorrei chiederle, ecco,
oggi la filosofia interviene come interveniva ai tempi di Nicola Bagnano nell'attività politica, secondo lei? Questa è una domanda difficile. Secondo me direi che la filosofia è completamente assente nel mondo politico. Io penso che tanti dovrebbero leggersi magari ancora Machiavelli o cose del genere, o La Repubblica di Platone e via di seguito, e penso che non ci sia molta... Ho questa impressione, insomma, a parte alcuni uomini politici di grande statura culturale, penso che la filosofia sia abbastanza messa da parte. Ecco, insomma, veniamo adesso all'aspetto filosofico, perché dicevo poco fa che Nicola Bagnano non stava chiuso nel suo studio, le sue relazioni con gli altri, gli esponenti dell'intellettualismo erano molto molto vive. Umberto Eco fu suo allievo, relazione con Bobbio, Franco Ferrarotti, con Ferrarotti assolutamente un'affinità intellettuale che si era concretizzata negli anni 50, quando hanno fondato insieme la rivista Quaderni di Sociologia, che era allora la prima rivista italiana di sociologia, quando in Europa ne esistevano solo 4 o 5. E a Bagnano aveva condiviso poi con Ferrarotti per molti anni la direzione di questa rivista, continuata poi con Gallino, che purtroppo Luciano Gallino ci ha lasciati. Ciao Gallino, sì, perché era una persona, aveva tutta la mia stima e riconoscenza, perché io ho lavorato molto, ero la redattrice dei Quaderni di Sociologia, quindi con lui avevo tantissimi rapporti. E Ferrarotti era molto grato ad Abagnano, perché nel 49, pensi un po', che lui aveva presentato la tesi su Veblen a Guzzo, che però si era rifiutato di firmarla, e l'aveva firmata Abagnano. E Ferrarotti ricorda questo bel episodio in quel libro che un greco in via Po, Passeggiate silenziose, con Nicola Bagnano, che lei tra l'altro ha intervistato. Sì, credo 2 anni fa, insieme con Franco Ferrarotti, e speriamo di reincontrarlo, perché è sempre un gran piacere conversare con Ferrarotti. E poi con Bobbio lo stesso, nel 1936, quando a Bagnano è arrivato da Salerno, da Napoli, dove stava, loro si sono subito ritrovati, anche se arrivate da vie diverse, perché Bobbio... Lui era ancora forse preda di una fiammata attualistica attraverso lo studio della fenomenologia, e si stava dedicando a ricerche molto circoscritte sulla metodologia giuridica, però si sono trovati all'interno, hanno consolidato questo sodalizio intellettuale all'interno del centro di studi metodologici, che era nato intorno al 46-47 con Jay Monat e altri. E a Bagnano rappresentava veramente una voce nuova, diversa da quella schiettamente storicistica. Vorrei ricordare tra l'altro, in questo libro intitolato A Bagnano, una vita per la filosofia, edito da UTET, tra l'altro è la casa editrice torinese, quindi rappresenta anche un altro omaggio, oltre che il libro stesso, che è un omaggio al pensiero di Abbagnano. E qui c'è un saggio introduttivo di Giovanni Fornero. Ah, e sì, questo è importante, perché il pensiero di Nicola Abbagnano ha germogliato, ha germinato, e quindi sta dando frutti nuovi, come quello che scrive l'intervento di Giovanni Fornero. Ricordiamo Giovanni Fornero, allievo e continuatore delle opere storiche di Abbagnano. Certo, senza di lui sarebbe stata situazione un po' drammatica, perché erano opere storiche che necessitavano un po' di aggiornamento, e Fornero ha arricchito, ecco, parlando di Fornero, Giovanni Fornero, al quale sono riconoscente, perché lui ha arricchito questo mio libro con un suo saggio su un tema di grande attualità, la morale, un argomento che era molto caro ad Abbagnano, specialmente negli ultimi anni di vita. Abbagnano si era dedicato alla stesura di vari capitoli di un libro appunto sulla morale,
che non ha mai preso forma definitiva, purtroppo, e poi è mancato. Ma alcuni di quei capitoli sono stati pubblicati su Silarus, mi pare, sì, una rivista strana. Comunque Abbagnano continua a essere Abbagnano, insomma, numerose migliaia di studenti che in passato lo hanno scelto come loro compagno di studi, l'Albagnano in alternativa ad altri testi. Poi le sue lezioni frontali, io ho avuto occasione, presentando questo libro, parlando in alcune associazioni, che le sue persone che avevano appunto fatto gli studi in quell'epoca si sono ricordate della grande chiarezza delle sue lezioni frontali. Vorrei parlare anche, Rosanna Panelli Marvoli, di quello, visto che abbiamo citato Giovanni Fornero. Giovanni Fornero, a chiusura di questo saggio introduttivo, parla di un concetto molto importante, no? Che a volte, mi corregga se sbaglio, poteva anche essere travisato, c'era questo fraintendimento, cioè dell'accettazione della finitudine come unica scelta per Abbagnano, vale a dire la filosofia e i limiti del vivere. Ecco, questa è una cosa molto importante per il pensiero di Nicola Abbagnano. Sì, allora io su questo argomento non mi ci addentro, perché come io non ho una formazione diciamo di studi filosofici, quindi non mi addentro su questo tema. E, la cosa che posso ricordare è appunto questo, che Abbagnano si dedicava proprio alla filosofia legata all'uomo, all'esistenza dell'uomo. Con una umiltà del pensiero, come amava dire lo stesso Abbagnano, è importante, perché avere l'umiltà del pensiero con una straordinaria personalità come Nicola Abbagnano, che poteva permettersi molto di più per certi aspetti, ma coltivava l'umiltà, per cui questa era fonte di straordinaria appartenenza a un senso intellettuale della vita che forse oggi dovrebbe essere un pochino più ricercato. Per chi non conoscesse Nicola Abbagnano, qual è l'opera, per chi volesse entrare nel pensiero di questo filosofo, qual è l'opera con la quale possiamo aprire lo scrigno di Nicola Abbagnano? Allora, io direi che la prima sua opera fondamentale, che anche, della quale anche Ferrarotti la indica come il suo libro guida, è La struttura dell'esistenza, che è stato pubblicato proprio negli anni, oddio, adesso diciamo nel 46 o mi sembra nel 46. Ecco, La struttura dell'esistenza è fondamentale per chi desideri avvicinarsi alla filosofia di Abbagnano. Ma non penso che sia ancora in circolazione questo libro, oppure sì, l'hanno rieditato? Sì, l'hanno rieditato. Questa è una cosa importante. Proprio i colleghi di Salerno, adesso non ho sotto mano il libro, però lo hanno rieditato. Quello è il libro fondamentale. Poi anche, allora, se ci si vuole avvicinare diciamo al suo pensiero dell'esistenzialismo, che poi è l'esistenzialismo positivo, che è una corrente che ha fondato lui, ci si può rivolgere verso il libro Introduzione all'esistenzialismo, che era stato pubblicato nel 42 e poi ripubblicato nel 47, ma poi lo ha ancora pubblicato il Saggiatore negli anni 2000, ed è stato tradotto in varie lingue. E poi, beh, chi vuole proprio annegare nella filosofia può sfogliarsi La storia della filosofia, in modo che piano piano si riesce a farsi un panorama un po'. E poi sono più volumi pubblicati dalla UTET, proprio, della storia della filosofia. Sì, la storia della filosofia è stata quella pubblicata negli anni 70, e poi c'è il dizionario, no, la storia della filosofia, mi scusi, anni 45-50, e in tre volumi, aggiornata da Giovanni Fornero, che è il suo continuatore e aggiornatore delle opere storiche, e meno male che questo, che l'aveva scelto Abbagnano stesso negli anni in cui lui non si sentiva più di fare queste cose. E poi il dizionario di filosofia,
se pubblicato nel 61, aggiornato anche questo da Fornero, e poi i vari manuali scolastici, anche chi non ha, come dire, dimestichezza, chi non, potrebbe anche semplicemente sfogliare qualche manuale scolastico. E poi, ecco, e poi, e poi. Ah, e poi, insomma, e poi ci sono tanti altri libri, e poi io vorrei ricordare l'amicizia, sì, molto particolare di due persone che sembrano molto distanti, Nicola Bagnano, sì, e Umberto Eco. Ah sì, certo, ma con Umberto Eco c'è stato un rapporto molto particolare, a Bagnano apprezzava tantissimo il pensiero di Eco, e soprattutto negli anni, diciamo, 60, Eco aveva pubblicato per la casa editrice Taylor, che era la casa editrice della moglie americana di Abagnano, questo è un bel particolare, aveva pubblicato un libretto, I filosofi in libertà, che è diventato un pezzo di antiquariato, e ci sono stati, diciamo, riscontri molto positivi, e molti erano curiosi di sapere chi fosse questo autore che si firmava Daedalus. Poi piano piano si è arrivati a capire che era Umberto Eco, sì, con Umberto Eco, sì, ma poi con tanti altri, con Pietro Rossi, con Carlo Augusto Viano, con Vattimo, Ugo Perone, tanto per citarne alcuni, sono veramente tante. Sì, ma lui era aperto a ogni, diciamo, a ogni corrente di pensiero, ascoltava con molta delicatezza, faceva le sue osservazioni, ma non era mai in contrasto aperto con il pensiero di altri filosofi. A lui non interessava fare polemiche, eccetera, come a volte succede. E poi, e quindi, riprendendo quello che, se ricordo bene, dentro il libro, riprendendo Eco, diceva che Nicola Bagnano era un filosofo con moderazione e autocontrollo. Ecco, quindi questo è veramente un, in due parole, sì, ha tratteggiato, sì, la figura, il pensiero di Nicola, sì, Bagnano, Umberto Eco. Sì, 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 ma spiace anche Eco, ci ha lasciati purtroppo. E piano piano, insomma. E prima tutto, di salutarci, Rosanna, sì, Panelli Marvulli, sì, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni ho vicino a me, logicamente, il libro che ho scritto io, ma poi ho anche il libro sugli scritti illuministici di Abbagnano. Praticamente sono in fase Abbagnano adesso. E mi dedico, ma poi ho anche un altro progetto, cioè in questo libro io ho pubblicato tanti documenti, ma ne ho ancora tantissimi altri, lettere, articoli, eccetera, che sto tentando di rivedere, leggere, sistemare, per magari poi inserirli nel sito che avevo creato già anni addietro, dedicato al filosofo, www.abbagnanofilosofo.it, perché in questo libro non hanno trovato spazio. Io avevo troppo materiale, perché avevo materiale del mio archivio personale di tantissimi anni, e poi anche il materiale che mi aveva dato, lasciato Bagnano quando si era trasferito a Milano, materiali dati dalla Gigliola, e ho tutto accumulato, ho un'infinità di materiali che sto rivedendo. Altri libri per il momento io non li ho sul mio tavolo di lavoro. E intanto noi la ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato, per ricordare una figura mai abbastanza raccontata, conosciuta e soprattutto riconosciuta. Il libro per scoprire il pensiero di Abbagnano è proprio questo, Abbagnano, una vita per la filosofia, e potrei anche dire, giocando su questo sottotitolo, una filosofia per la vita, a proposito di esistenzialismo e non solo. Il libro contiene un saggio di Giovanni Fornero, la casa editrice è la UTET, e a questo punto, Rosanna, Anna Panelli Marvulli, ci diamo appuntamento alla sua prossima pubblicazione dedicata ad Abbagnano. Va bene, la ringrazio a lei dell'attenzione. Buona serata. Un grande saluto, buona serata, grazie.